Prima che inizi il video, ragazzi, voglio chiedervi come state e ovviamente come state vivendo questa situazione. Molto molto particolare, la prima volta che ci succede un qualcosa del genere, quindi appunto come la state vivendo e se è tutto ok, che ovviamente è la cosa più importante da chiedervi. Per favore rispondete qui sotto con un commento e adesso iniziamo con il video vero e proprio. Oggi voglio parlarvi di 5 obiettivi che mi sono posto in queste settimane di clausura, di quarantena imposte dallo Stato, per rendere appunto meno noiosi intanto i giorni che stiamo vivendo e che sto vivendo, e soprattutto per renderli produttivi in modo tale che questo tempo, che come dicevamo ieri in chiamata con mio cugino, canale qui sotto in descrizione, in breve vi spiego come facciamo una chiamata dove parliamo di tutti i nostri obiettivi e di tutti gli argomenti riguardanti la crescita personale. Ieri appunto è uscito fuori il fatto che ci sembra moltissimo il tempo che abbiamo a disposizione in queste 3 settimane, ma se non ho sfruttato bene in realtà è pochissimo, quindi fatemi sapere se voi lo state sfruttando bene e secondo me va sfruttato in una determinata maniera. E quindi mi sono posto questi 5 obiettivi di cui ora vi vado a parlare. Il primo è quello di leggere almeno 5 libri. Il tempo a disposizione, come ho detto, sembra tanto ma non lo è, quindi non mi sono imposto di leggerne 10 o 15, anche se in realtà abbiamo raggiunto i 15 like al video in cui vi dicevo appunto che se avessimo raggiunto questo numero di mi piace avrei portato 7 libri in 7 giorni da leggere ovviamente, quindi credo proprio che minimo saranno 7, però intanto mi sono posto come obiettivo i 5 libri da leggere entro il 3 aprile. Quindi primo obiettivo, leggere 5 libri entro il 3 aprile, ovviamente come vi dicevo saranno 7 perché dovrò portare a termine la challenge di cui vi ho parlato. Secondo obiettivo è quello di rendere il mio canale un po' diverso e rendere il mio editing migliore, quindi il mio editing di video sarà migliorato moltissimo. Ho diverso tempo per impegnarmici, quindi voglio impegnarmici parecchio. Già da questo video probabilmente vedrete un editing diverso, sarà molto più elaborato rispetto al solito perché appunto voglio impegnarmici molto. E collegato a questa cosa del migliorare il mio editing video c'è quello di provare a raggiungere i 200 iscritti al canale entro il 3 aprile. È una sfida molto complicata, già sarebbe il top raggiungere 150 iscritti, ma vogliamo andare oltre e puntare a 200, e quindi spero che il portare video migliori poi mi porti anche ad avere più iscritti. Lo spero davvero tanto. Il quarto obiettivo è allenarmi almeno 10 volte perché avevo ricominciato ad andare in palestra, ero contentissimo di averlo fatto. Ovviamente, cosa succede? Bisogna interrompere. E quindi voglio comunque allenarmi a casa cercando di mantenere un minimo di forza e quindi allenarmi almeno 10 volte, e in questi giorni non l'ho fatto perché non mi andava minimamente, però appunto devo riprendere perché altrimenti tutti i risultati che stavo ottenendo in palestra, dei quali ero molto soddisfatto, andranno via così come sono arrivati, quindi mi devo impegnare molto, quindi 10 allenamenti in queste settimane. Ultimo, ma non ultimo, obiettivo è quello di crearmi una routine molto particolare, di cui poi vi andrò a parlare qualora dovessi riuscire a farla proprio come decido io, perché sarà molto particolare ma anche molto interessante, quindi voglio portarvici dei video. Prima ovviamente voglio testarla su di me. Ho tempo fino a domenica per realizzarla perché da lunedì voglio partire con quella routine lì. Ricapitolando questi 5 obiettivi, il primo è quello di leggere i 5 libri in queste settimane. Il secondo è quello di migliorare il mio stile di editing di video. Il terzo, che è appunto collegato al secondo obiettivo, è quello di raggiungere i 200 iscritti. Il quarto obiettivo è quello di allenarmi 10 volte. E il quinto, quello di apportare alla mia vita una routine particolare che poi andrete a vedere. Detto questo, il video ci finisce qui, io spero che vi sia piaciuto, vi sono lasciato un like, un commento e un'iscrizione. Mi raccomando, proviamo a raggiungere i 15 like da Chris per oggi. È tutto. Bella.